Buonasera, ben ritrovati ad Angolo Giro, pronti ad accendere i riflettori sul ciclismo, Giro d'Italia, ma anche e soprattutto ciclismo toscano. Come ogni venerdì qua su Teleiride, non sono sola, con me Antonio Mannori, ovviamente l'anima di questa trasmissione, quindi benvenuto. Buonasera, buonasera a te. Naturalmente. Puoi andare avanti. Certo, sì, posso andare avanti perché abbiamo due ospiti importanti. Allora saluto con piacere l'assessore allo sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi. Buonasera. Con noi anche Lorenzo Parenti, dirigente del gruppo sportivo Maltinti Lampadari. Buonasera. Qua perché, insomma, una motivazione importante alle porte domani, la 38esima edizione del Gran Premio Città di Empoli. Esatto. Sì, prego. Esatto, domani c'è la 38esima edizione del Città d'Empoli, è una gara ciclista riservata ai dilettanti under 23. È un decimo trofeo della Banca di Cambiano, è uno degli sponsor principali di questa manifestazione insieme al Centro Coppe che ci ospita per la partenza che dagli ultimi anni sta avvenendo appunto dal centro commerciale di Empoli. Organizzato evento proprio dal gruppo sportivo Maltinti. Esatto, uno degli eventi, una delle corse che il gruppo sportivo Maltinti organizza nell'arco della stagione, unitamente alla Firenze Empoli, al Gran Premio Gambassi e a Città di Vinci. Biuzzi, 38esima edizione, quindi un'edizione importante, quasi un record per quanto riguarda le gare di ciclismo. Beh sì, non si fanno 38 edizioni senza un gruppo sportivo importante, costante e ben motivato come il gruppo sportivo Maltinti. Una gara che è un punto di riferimento, anche perché comunque proprio da questa competizione sono usciti, anche sono passati degli atleti poi diventati professionisti. Beh, sì, sicuramente. Allora, questa è, diciamo, proprio la gara di casa, mentre la Firenze-Empoli ha un respiro più regionale, diciamo, perché specialmente quest'anno abbiamo voluto farle assumere una valenza anche molto fiorentina. Il Gran Premio Città d'Empoli è proprio la gara di casa, arriva in una delle piazze più belle che è Piazza Matteotti e quindi ce la sentiamo proprio nostra anche a livello di percorso, poi magari ne parlerà Lorenzo, è proprio dà modo alla città di vivere il ciclismo a 360 gradi. E come modello organizzativo è ormai molto collaudato, però insomma cerchiamo come sempre noi di rinnovarci, di mettere qualcosa di nuovo e quindi anche quest'anno ci sono delle sorprese che magari poi Lorenzo dirà nello specifico. Allora andiamo tra pochissimo a parlare nello specifico anche delle novità della 38esima edizione, 38esima edizione, 38 anni dalla fondazione, dal gruppo sportivo Maltinti Lampadari, anche se precisiamo che non è iniziato con voi, voi siete subentrati e con l'obiettivo di far crescere la manifestazione. Esatto, la manifestazione, il Città d'Empoli è iniziato, se non vado errato, nel 75, poi ci sono stati alcuni anni cui per motivi organizzativi non è stata fatta e poi è stata ripresa dal nostro gruppo sportivo che l'ha portata fino alla 38esima edizione, sempre direi in un crescendo, soprattutto negli ultimi anni, e abbiamo cercato di valorizzare molto questa corsa e riportarla ad avere un'importanza non solo a livello toscano, ma proprio a livello nazionale, perché se si va a vedere l'albo d'oro di questa gara, qui abbiamo dei podi veramente importanti. Dei nomi importanti. Lorenzo, l'anno scorso vinse un empolese che abita a 500 metri dal traguardo, esatto. È Matteo Natali. Una vittoria per distacco, pensi che sia una soluzione anche per l'edizione di domani o è sempre difficile vincere per distacco? Ma sai, il Città d'Empoli è una gara che soprattutto nelle passate edizioni ha avuto un'attesa della salita del Castra che si è sempre dimostrata quella che poi in fondo ha fatto la selezione e ha portato comunque sempre all'arrivo un corridore importante.
Quest'anno, appunto, come aveva accennato un attimino Fabrizio, abbiamo cercato di migliorarla ulteriormente, cercare di migliorarla perché poi i risultati ci daranno ragione o meno, mettendo una strappo prima della salita del Castra per cercare di fare un po' di selezione e vedere se il Castra viene affrontato da quelli che sono i migliori, cioè che la soluzione che in fondo al Castra non ci arrivino tutte e 140 corridori. Quindi un arrivo interessante, insomma, cioè, un arrivo tra i migliori e la lotta finale tra, esatto, tra chi l'obiettivo, si è distinto in gara. Appunto, l'obiettivo di questa variazione del percorso, dell'ultima parte, perché poi è variato un pochino anche nella fase iniziale, è proprio quella di cercare di fare una selezione maggiore. Con l'aggiunta di una salita ulteriore, con precedente a quella che è la salita del Castra, a pochi chilometri prima della salita del Castra. Un'altra novità di questa edizione, la 38esima, la ricordiamo, è anche l'essere più cittadino. Sì, infatti, giustamente, come appunto dicevi te, è quello che transiterà più volte nel centro di Empoli. E abbiamo variato un attimino il percorso che da Castelnuovo prima portava a Coiano. Invece da Castelnuovo scendiamo direttamente a Castel Fiorentino, questo ci fa recuperare un po' di chilometri che abbiamo impiegato per fare dei giri di Empoli più volte, più passaggi dall'arrivo. Biuzzi, ad Empoli, l'Empoli Football Club in Serie A, però ad accendere i riflettori sullo sport empolese, anche il ciclismo e molte altre società. Beh, sicuramente il ciclismo è uno di quegli sport che a Empoli non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo varie società che praticamente portano avanti questo sport dai ragazzini più piccolini fino ad arrivare alla soglia del professionismo, e tanti corridori che si sono formati a Empoli poi alla fine te li ritrovi a Giro d'Italia e fanno anche dei bei risultati, vedi l'ultima tappa, insomma, mi pare ci sia qualche nome che da Empoli ci è transitato. Fabrizio, 3 settimane fa avevamo qui il presidente dell'Unione Ciclistica Empolese, Adriano Chiti, che si augurava la costruzione di un ciclodromo di cui si parla ormai da tantissimi anni nella zona di Empoli. A che punto siamo? Ce la faremo? Beh, il progetto, diciamo, in linea di massima l'ho sulla scrivania. Mi piacerebbe finire il mandato dei 5 anni con la pista già fatta. Credo che il ciclismo di Empoli se lo meriti e che, insomma, sia un'opera che alla fine sia necessaria, anche perché il ciclismo ne ha bisogno. Attualmente i ragazzi più piccolini si allenano nel parcheggio antistante al Pararamini, che viene chiuso nelle ore di allenamento, ma non farebbe male avere una ciclopista, diciamo, che poi potrebbe essere anche utilizzata per altri eventi oltre che per lo sport. Certo, diciamo che in questi mesi, insomma, stanno passando più progetti per quanto riguarda l'impiantistica sulla scrivania dell'assessore allo sport di Empoli. Sì, lottiamo sempre come enti locali contro grandi revisioni di bilancio, tagli sempre più spinti, però insomma il nostro compito è anche guardare un po' oltre questi tagli e cercare comunque di avere una progettualità che non si può fermare solo al bilancio contabile del comune. Fabrizio, Antonio, vorrei farti una domanda, sì, io, perché insomma tu sei davvero il grande conoscitore del ciclismo qua all'interno di Angolo Giro. Allora, è davvero una competizione e una gara di riferimento per il territorio? Ma io direi di sì, il Gran Premio Città di Empoli è sicuramente di riferimento, assieme, devo dire, anche alla Firenze Empoli, che è un altro evento importante. È chiaro, questa invece lo investe interamente la città. Io mi ricordo quando non arrivava in via Matteotti, ma ancora più nel centro di Empoli qualche anno fa, mi ricordo per 2 anni di seguito l'ha vinta Giovanni Visconti, che è uno dei professionisti che è al Giro d'Italia nella Movistar, a cui faceva riferimento anche prima l'assessore allo sport, e quindi ha sempre avuto un grosso successo, e anche domani questo non mancherà, ci sono e anche vedi delle la squadre. Crescita quindi nella competizione, sicuramente una crescita, e questo lo si deve proprio all'impegno, alla passione di chi l'organizza e al contributo che non è mai mancato da parte dell'amministrazione comunale, anche nelle varie amministrazioni che si sono succedute. Ecco.
Quali saranno le sorprese, insomma, i favoriti? Perché gli iscritti sono quasi 150, quantomeno i corridori che saranno alla partenza. Quindi c'è qualche nome favorito su altri? Parlare di favoriti per una corsa come il Città d'Empoli non è semplice, perché sono 150 circa i partenti, mi dicevi, e fra questi ogni squadra ha veramente dei campioni. Si tratta di vedere un attimino come ci arrivano alla salita del Castro, come sono supportati dalla squadra, quindi che selezione può fare l'inserimento del San Siro, che si spera sia fondamentale per avere una soluzione dell'arrivo diversa dal tradizionale. Lorenzo, nelle edizioni passate è contata molto la squadra che ha supportato il titolare, il campione di turno, e questa volta si spera ci sia un pochino di scrematura in modo che i capitani delle squadre... Il finale sia tra i migliori. Antonio, volevi intervenire? Sì, qualcuno afferma che dal Gran Premio della Montagna di Castra c'è un po' troppo recupero prima di raggiungere il traguardo. C'è allora, è questo fino a 3 anni fa, poi è stato reinserito anche qui, però questo è già un paio d'anni, la nuova salita del Cerreto, proprio per evitare di fare tutta pianura dalla fine del Castra fino all'arrivo. Si va a Sovigliana, si va a fare il Cerreto dalla parte appunto di Sovigliana, si riscende il San Siro e poi si viene all'arrivo, Viale Marcignani, si viene all'arrivo. Quindi anche questa modifica fu fatta proprio nell'ottica di avere un finale un pochino più interessante, un pochino più movimentato. Il rapporto dell'assessore allo sport di Empoli con il ciclismo? Io sono un po' un ciclista e la domenica vado quando posso e quando ho tempo, però devo dire sul San Siro ci ho lasciato dei pezzetti di polmone, nel senso, un bello strappettino per chi è un semplice appassionato, però insomma a seconda di come prende la gara, a seconda della velocità con cui viene affrontata la prima parte, secondo me il San Siro può anche fare la differenza, insomma, poi alla fine comunque lo senti. Antonio, sì. Fabrizio, visto che siamo in tema di Giro d'Italia, non ho ricordi del Giro d'Italia ad Empoli. Beh, sarebbe una bella cosa riavere il Giro d'Italia a Empoli anche con un semplice passaggio. Io dico sempre, qualora ci fosse la possibilità di averlo, di sicuro non mancherebbe il supporto tecnico che può dare il Comune di Empoli, perché con la Commissione Ciclismo e con il Gruppo Sportivo Maltinti posso affrontare qualsiasi gara. Anche perché Empoli, lo dobbiamo ricordare, ha avuto due gruppi sportivi nei professionisti che hanno ottenuto tantissime vittorie, il Gruppo Sportivo San Montana e Ardelio Santini, che saranno ricordati, il titolare della San Montana, Renzo Bagnoli, e Ardelio Santini saranno ricordati proprio con il Gran Premio Città di Empoli. Quindi in passato ci sono state queste due squadre dei professionisti, oltre a tanti campioni, quindi sarebbe un bel ricordo portare il Giro d'Italia. Beh sì, sia il gruppo San Montana che anche il gruppo Santini sono due, a Empoli sono due istituzioni che hanno dato tanto allo sport, non solo al ciclismo. Ricordiamo che Renzo Bagnoli ha sponsorizzato sia l'Empoli che la Fiorentina, ma comunque è presente in tantissime attività, e anche se ultimamente lo fa molto più in punta di piedi, però non ha mai mancato entrambi i gruppi di far sentire la loro presenza e il loro aiuto allo sport, e non è poco in una città come Empoli. Ma resta un sogno questo, magari insomma, più o meno verosimile, o obiettivamente già comunque l'assessore allo sport di Empoli sta lavorando o è in procinto di lavorare per portare una manifestazione come il Giro d'Italia a passare da Empoli? Noi, se gli organizzatori del Giro vengono a parlare a un tavolo, ci si mette di sicuro, non siamo noi a dire non ce la sentiamo. Chiaramente
sicuramente sono corse impegnative, però mi preoccupa di più l'aspetto finanziario che un Giro d'Italia può portare, ma l'aspetto organizzativo di sicuro non mi preoccupa. Ricordo che Renzo, Lorenzo e tutto il gruppo, la Commissione Comunale Ciclismo ha fornito il personale per il tratto finale dell'ultimo mondiale che si è svolto a Firenze e che insomma ha svolto il lavoro egregiamente, per cui insomma non ci sarebbe nessun tipo di problema da questo punto di vista. Non ci dimentichiamo che abbiamo organizzato anche una partenza in giro della Toscana. Allora, tra l'altro l'anno scorso. Appunto, quindi da un punto di vista del manodopera, diciamo, e della qualità del personale che abbiamo a disposizione, diciamo, potremmo essere tranquillamente in condizione di organizzare una partenza di una corsa importante. Ed Empoli ha dimostrato anche di recente, insomma parlo di Serie A, ma non soltanto, di davvero riuscire a gestire bene qualsiasi evento. Beh, a sì. Livello di sicurezza, a livello anche proprio di organizzazione. Beh sì, noi abbiamo dimostrato, specialmente in questi ultimi due anni di Serie A, non solo che sappiamo gestire bene l'evento sportivo preso singolarmente, ma che l'evento sportivo non incide sugli altri eventi della città, cioè quando c'è un evento sportivo non è che il resto della città si ferma perché tutte le forze sono concentrate sull'evento sportivo. Ricordo l'anno scorso realizzammo un Empoli-Roma, mi sembra, con una nottissima subito dopo. Chiaro, fu una bella giornata intensa, però siamo in grado di gestire più situazioni e credo per Empoli sia una bella dimostrazione di maturità, perché dimostra che non è il singolo paesino dove si fa una cosa alla volta, ma è una città dove chi ha la passione per lo sport può andare a vedere lo sport e chi lo sport non gli piace o non gli interessa può farsi l'altro evento senza che i due vadano in conflitto. Lorenzo, volevi aggiungere qualcosa sul Gran Premio Città di Empoli? No, sinceramente penso che siano stati svelati quelle che erano le novità di queste edizioni. Volevo far vedere quella che era la prima città di Empoli. Bene. E poi ricordare comunque, come dicevi te, Città d'Empoli ha avuto dei vincitori importanti come Visconti. Non ci dimentichiamo che gli ultimi podi abbiamo avuto un Anacona, abbiamo avuto uno Sbaragli, abbiamo avuto uno Zamparella, corridori che sono oggi nel mondo dei professionisti. Allora, io ringrazio, saluto Lorenzo Parenti, dirigente del gruppo sportivo Maltiti Lampadari, grazie ovviamente all'assessore allo sport di Empoli Fabrizio Biuzzi e vi lasciamo all'intervista realizzata da Antonio al presidente del gruppo sportivo Maltiti Lampadari, Renzo Maltiti. Restate con noi. 38esima edizione del Gran Premio Città di Empoli, quindi nato in pratica un anno dopo la fondazione del gruppo sportivo Maltiti Lampadari e Banca di Cambiano, e allora ne parliamo con il presidente della società organizzatrice, con Renzo Maltiti. Domani grande appuntamento con la 38esima edizione. Gli iscritti quanti sono? Allora, 140 iscritti, un po' da tutte le parti d'Italia. Le migliori squadre sono presenti, quasi tutte le toscane, anche sicché per noi siamo veramente orgogliosi e contenti di tutto quello che è stato fatto fino ad oggi come iscrizione e come tutto. Iniziamo dalla partenza. Negli ultimi anni il ritrovo al centro commerciale Coppe, così anche quest'anno? Così anche quest'anno, perché come in tutti i posti dove siamo stati, credo che c'è un rapporto veramente eccezionale. Loro sono contenti di quello che noi facciamo, di quello che gli restituiamo come pubblicità, come immagine del centro Coppe, che è diventato veramente un centro importantissimo. Darzilli come direttore è veramente una persona eccezionale, che è stato
vicino per la prima volta a questa nostra organizzazione e ha detto veramente è contento, ecco, di tutto questo. E noi quando lavoriamo, quando organizziamo, quando facciamo le cose, quando vediamo il corrispondente che gli è contento, siamo contenti anche noi. E allora scorriamo il percorso, si parte dal centro commerciale Coop e si arriva in via Carraia, lì la sede della Maltinti Lampadari e lì la partenza ufficiale a che ora? Allora, la partenza ufficiosa dalla Coop è praticamente alle 14:15, alle 14:15, alle 14:30 dallo stabilimento mio lì in via Carraia. Partiamo da lì, andiamo su alla Fontanella, poi andiamo su a Castelnuovo, non andiamo più a Coiano, quando siamo ai paesi di Castelnuovo, per chi conosce le zone, scendiamo giù alla Dogana, Castel Fiorentino, andiamo su ai Bivogelli, veniamo giù a Empoli, facciamo la zona industriale di Ponte Ormè, dove naturalmente ci sono dei traguardi volanti e delle aziende importantissime e delle persone da ricordare, tipo Ardelio da Santini, tipo Renzo Di Bagnoli come Samontana e tanti altri che ci sono su quel percorso lì. Credo che questo sia stata una mossa indovinata perché corrispondano tutti alle nostre esigenze e credo che questo faccia piacere. Da lì poi ritorniamo al centro Coppe, rifacciamo un altro giro come quello precedente andando su a Castelnuovo. Poi scendiamo, ripassiamo un'altra volta dalla zona industriale, poi andiamo al Ponte d'Empoli. Di solito dal Ponte d'Empoli giravamo a destra per andare al limite, per andare a fare il cassa. Questa volta andiamo tutto lungo la statale, andiamo a finire a Marcignana. A Marcignana facciamo il bivio di Bassa, torniamo indietro, poi c'è il bivio Le Grotte, andiamo su a Cerreto. Scendiamo giù e riveniamo a passare dal Ponte di Avane sotto l'arrivo. Andiamo in piazza dove c'è diciamo, il Ponte d'Arno e praticamente la attraversiamo, andiamo a destra e andiamo al limite. Limite Castra, poi facciamo sempre giù, ritorniamo da Vitolini a Sovigliana, Bivio Streda, Cerreto Guidi, riscendiamo Le Grotte, andiamo a Marcignana e il finale che facciamo il giro di Via Lamanni e andiamo in piazza Matteotti. Tradotto in difficoltà questo 38esimo Gran Premio Città di Empoli, dunque due volte la salita di Castelnuovo Elsa, poi la salita di San Zio e quella di Castra. Sì, diciamo abbiamo inserito un'altra piccola salitetta perché insomma, si tratta di una salita di 1,2 km, a fare questo genere, che è Le Grotte, pensando di sfoltire un po' il gruppo, in quanto se no arrivavamo sempre al limite con i 140 corridori e sono partiti e noi crediamo questa variante che porti un po' di selezione, diciamo, perché poi ci penserà il Castra, una salita così importante, a fare selezione. Ecco, l'unica variante è quella, il resto credo che sia apprezzato dagli sportivi, dal direttore sportivi, da tutti, perché questo percorso è sempre piaciuto a tutti e questa piccola variante credo non crei problema a nessuno. Oltre alle squadre toscane, quanti team extraregionali, Renzo? Ce n'è 7 extraregionali, cominciando dalla Palazzaco, che ha vinto anche domenica, l'amico Locatelli, poi c'è Lana, poi ci sono quelle di Trentino, praticamente sono 7 squadre e credo che non si deve essere orgogliosi di avere anche queste società extraregionali, in quanto vuol dire che nel passato abbiamo lavorato bene e dobbiamo continuare sulla stessa strada. Accanto alla città di Empoli, come sempre il comune di Empoli, la commissione sviluppo sport del comune di Empoli, sono due presenze naturalmente ormai consolidate. Ma come ho sempre detto e te lo sai benissimo che senza queste componenti che tu hai fatto bene a ricordare non ci potrebbe essere certi risultati che abbiamo avuto fino ad oggi. Io credo che come ieri sera eravamo 47 persone in riunione allo stabilimento mio per far sì che tutto sia fatto nella maniera più giusta, poi se c'è uno sbagliettino diciamo che non fanno sbaglio diciamo però credo che tutto sia previsto perché venga fuori una bella giornata e credo che su tutto questo abbiamo inserito anche l'orario che naturalmente certe persone vorranno vedere sia l'arrivo di Giro d'Italia, la televisione,
che arriva in Toscana, sia la corsa all'arrivo di Città d'Empoli lo possano fare. Io credo che sia un altro anellino bellino che è stato aggiunto. Senti, oltre al centro commerciale Coppe, oltre alla banca di Cambiano che ti è a fianco anche come gruppo sportivo, c'è da ricordare anche qualche altro amico in maniera particolare? Ma io direi un po' tutti, perché come tu sai Antonio, il nostro gruppo sportivo quando organizza le corse l'80% sono sempre un po' soliti, vuol dire che questo è un grande gruppo e per quello che rappresentiamo per queste persone lo facciamo nella maniera giusta e nella maniera corrisposta, perché se no non si sarebbe andato avanti 39 anni un po' quasi sempre con le solite aziende. Non vorrei rammentarle a nessuno per non fare torto, però due le voglio rammentare che praticamente sarebbero quelle che a Empoli avevano la squadra professionistica. Uno è alla memoria di Ardelio Santini, facciamo un traguardo volante, un trofeo, perché io che ho vissuto ai tempi che loro si chiamava Zonca Santini, io credo che sia stato uno sportivo non solo di ciclismo alla grande, ma anche nel mondo sportivo totale, di calcio e tutto. E un altro, lasciatemelo dire, che la sua azienda ha sempre le porte aperte con noi, è Loriano della Samontana, perché con Renzo, fratello, che abbiamo vissuto degli anni a tempi di Argentin, che eravamo abbinati come squadra per quanto riguarda la squadra dilettante, credo che abbia lasciato un bel segno e proseguo ancora a far presente che questa sua azienda, questa sua grande azienda è sempre vicina al nostro gruppo sportivo e al ciclismo in particolare. Ecco, ricordiamo anche due cose vorremmo dire scontate: la gara è riservata soltanto agli under 23 e sarà valevole anche per il Memorial ingegner Alessandro Bertini e per questa speciale challenge, è così? Diciamo che le nostre gare, le più significative sotto un profilo di tempo che sono organizzate, sono tutte Firenze, Empoli, Città d'Empoli e poi ci sarà Vinci dall'ingegner Bertini. Io credo che per Luigi sia uno sportivo titolare dell'azienda Vivio Strada, che sia uno sportivo di quelli veri, che anche lui ha vissuto tanto tempo nel ciclismo e conosce cosa vuol dire fare lo sponsor a una squadra di dilettanti, perché l'aiuto, pur normale che possa essere, è sempre un aiuto che poi porta risultati a tutti. Ultima domanda: l'anno scorso fu un trionfo, fu grande soddisfazione per un atleta di Empoli, per Matteo Natali. Potrebbe essere la volta buona invece della gioia per il gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca Cambiano, che ha la sede ad Empoli? Ma diciamo che io ho archiviato anno, non ne vorrei più parlare, devo parlare del 2016, sono molto molto contento della squadra e di tutti i suoi componenti, sia da direttori sportivi, sia dall'accompagnatore, tutti e dai corridori stessi. Io credo che la gioventù molte volte qualche sbaglietto lo fa, noi abbiamo alzato le mani, se no la vittoria era bella arrivata, diciamo così, però come dico sempre io, le corse finiscono a ottobre con la serietà e con tutto l'impegno che viene messo dai nostri ragazzi e ci mettiamo anche noi tanto 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 del nostro, come ci mettono i nostri tecnici, credo qualcosa toccherà anche a noi. È chiaro, le 18 corse, 20 corse che si vinceva diversi anni fa, che tu eri sempre testimone, sarà difficile tornarci. Ma ti dirò e ti faccio una cosa in anteprima, ti dirò, ci sto lavorando per arrivare perlomeno a metà strada. Per i prossimi anni, non dico subito quest'anno, ma l'anno a venire, perché il nostro gruppo sportivo se lo merita, lo dico io da presidente, per tutta la serietà, per tutto quello che facciamo, perché anche a livello organizzativo, ne parlavo con dei direttori sportivi prima, bisognerà rivedere qualcosa, ma non nei nostri confronti, nei confronti di quelli che organizzano le corse. Io credo che la serietà, la tranquillità e il rapporto è dovere confrontarsi, non chiacchierare alle spalle. Dovesse confrontarti vuol dire che noi toscanacci siamo bravi e tutti sono bravi, anche quelli che contestano, perché io sono uno di quelli che dico, se uno mi dà sempre ragione mi fa che mi dia di mischere, è un piacere anche qualcuno che dia il contrario di quello che dico io, no?
Poi è chiaro, ci si mette a sedere, si può anche trovarsi d'accordo su questo o su qualche cosa, non mi ha detto quello che faccio io o il mio gruppo sia il migliore, gli altri non sanno fare. No, però di confrontarsi io credo che sia il modo migliore per andare avanti.